Buongiorno. Leggiamo questa mattina in Colossesi capitolo 1 versetto 14 e successivamente versetti 19 e 20. E così dice: In Lui, e cioè in Gesù Cristo, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Riconciliazione, redenzione e gloria. La lettera ai Colossesi ci presenta il Signore Gesù come creatore, come figlio di Dio, come figlio dell'uomo e come redentore. È per mezzo di Lui che tutte le cose saranno riconciliate con Dio. E questo può avvenire perché Cristo, che ha accettato di morire per redimere la sua creatura perduta, porterà anche tutto il creato in uno stato esente da contaminazione. Nell'attesa che i piani eterni di Dio si compiano completamente, noi conosciamo già ora il perdono e la riconciliazione con Lui. Egli vi ha riconciliati per mezzo della sua morte, è scritto in Colossesi capitolo 1 versetto 22. Anche se non tutti i risultati sono già evidenti, la redenzione è già stata compiuta per tutti quelli che credono nel sacrificio di Cristo. Come scritto nella lettera agli Ebrei, Dio aveva preparato un corpo, capitolo 10 versetto 5, al proprio figlio Gesù, e in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, Colossesi capitolo 2 versetto 9. Ora lui è nel cielo, innalzato alla destra di Dio, e noi siamo lasciati sulla terra per vivere come lui è vissuto e testimoniare della sua grazia. Il primo uomo, Adamo, dopo che ha peccato, è diventato capostipite di una discendenza di peccatori. Parallelamente, Cristo, definito l'ultimo Adamo, come scritto in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 45, è diventato capostipite di una nuova discendenza, quella dei credenti. Il primo uomo abitava il paradiso terrestre, ma è stato scacciato. Cristo è entrato nel mondo corrotto dal peccato e, dopo la sua opera di redenzione, è tornato in cielo. Egli ha glorificato Dio e ha riversato su quelli che credono l'abbondanza della grazia di Dio. Romani capitolo 5 versetto 15. Quanti motivi abbiamo oggi per lodarlo e onorare il suo nome. Che il Signore ci benedica.